Dopo due vittorie nelle prime due partite, l'Euromassimo vuole dare seguito all'ottimo avvio di stagione. Tra le mura amiche oggi ospita il Vallerano, che ha saputo reagire dopo un esordio non facile. Amiche ed amici del Calcio a 5, buonasera e benvenuti al Palaturib, dove sta per andare scena per la terza giornata della Serie C1 il match tra Euromassimo e Vallerano. Il tentativo di dribbling è bravissimo, ci mette una pezza il giocatore in maglia bianca, dovrebbe essere stato il numero 3. Occhio vai al vantaggio del Vallerano, che va in vantaggio appunto con Giordano Farasca. Sorprende imparato, la mette all'angolino e scrive 0-1 qui al Palaturib. Cerca il pallone di ritorno per il numero 3, perso però. Attenzione allora al destro e al raddoppio da parte del Vallerano, 2-0 con il gol di Mirko Ardone, ancora su contropiede, ancora di destro sul primo palo. Non lascia scampo imparato e dunque è un massimo 0, Vallerano 2, avvio shock per i padroni di casa. Dall'altra parte però. Occhio al neo entrato, il mai numero 9 che si prepara lo spazio per la conclusione, sul quale non si fa sorprendere però, restiamo difensore del... Attenzione però anche al lancio del numero 10, che del numero 1 che pesca il numero 10. In area di rigore il mancino da parte di Pascale, dice di no imparato al 3-0 del ballo. La rincorsa da parte del numero 10, attenzione. Perché questa è una buona opportunità per l'Euromassimo per cercare di accorciare le distanze, pallone che finisce fuori per... Poi però riconquista il pallone, Sordini, serve Stelling, opportunità a destro! E ci mette una pezza con la Iori, evita il 2-1, occasione però per l'Euromassimo. Ricciarini. Tocco per Fantini, sulla sinistra, uno contro uno di Fantini, mette il pallone in mezzo. Preda da parte però della difesa del Vallerano, sopra un attimo perché Fantini torna sul pallone, carica il destro, deviato. Salva un gol, Falasco. Anticipato però il numero 15 dell'Euromassimo. Tocca indietro per Fantini, palla che finisce fuori non di molto. Sordini, dalla di rigore e poi palla che finisce sul palo. Sfortunatissima ancora l'Euromassimo, l'occasionissima dovrebbe essere capitata sul piede di... C'è il fischio dell'arbitro, la rincorsa di Sordini, Mancino accorcia le distanze l'Euromassimo, direi anche meritatamente 2-1 qui al Palaturib. Sordini ha l'occasione per fare il 2-2 e ci riesce, stavolta cambia angolo, la mette bassa, ma il risultato è sempre lo stesso, 2-2, pareggio dell'Euromassimo. Fine del primo tempo qui tra Euromassimo e Vallerano, 2-2 qui alla Palaturib. Dopo il, arriva adesso il duplice fischio, dopo il doppio vantaggio del Vallerano con una doppietta di Sordini, l'Euromassimo si rimette in carreggiata. Occhio allo stop, alla conclusione, alla traversa colpita da Stefano Coppola, si salva l'Euromassimo. Poi la palla è arrivata ancora a Sordini, che supera in velocità ed agilità due avversari, sfortunatissimo poi col suo mancino che stava per spegnersi sotto l'incrocio dei pali. La posizione numero 10 che in questo momento non è marcato, Sordini va direttamente alla conclusione, scrive 3-2, sorprende letteralmente Colaiori e fa 3-2, Euromassimo che passa in vantaggio al minuto di gioco numero 9 della ripresa. Per i Gagliardi c'è anche Ardone dall'altra parte che segue il Vallerano, deve uscire imparato, palla che rimane lì e ne approfitta per il gol del 3-3, Giordano Farasca, doppietta e altro pareggio. Troppo lungo, però Stelling poi conquista bene il pallone, allora occasione ancora per il Euromassimo, eccolo il pallone per il numero 9, che spaccata, scrive 4-3 per l'Euromassimo, bellissima questa trama dei ragazzi di casa e vantaggio il secondo del match per l'Euromassimo. C'è il fischio e il direttore di gara, la rincorsa di Sordini, Colaiori dice di no, mantiene in vita i suoi. Siamo già dall'altra parte con il sinistro, scusate, di Sordini che fa 5-3, tripletta del numero 10, stavolta sull'out di destra, stavolta segna su azione, pesca l'angolino, 5-3 per la formazione di casa. Allarga sulla destra, poi Fantini, Gagliardi, mette a sedere il portiere Gagliardi,
Poi Fantini invece mette a segno un difensore, ma è insuperabile con la Ioli. Poi il palla che finisce sulla traversa. Si salva ancora il Vallerano. Arriva adesso il triplice fischio, dunque fine del match tra Eur Massimo e Vallerano. Eur Massimo che sale a quota 9 punti in classifica, sempre al comando del girone A, 3 vittorie consecutive per i ragazzi di Montenero in queste prime 3 partite. Avvio di stagione veramente splendido, tutto dal Palatulib.